Serie B-Win. Tutti i colori della passione. All'uscita per la 33esima giornata della Serie B-Win si affrontano Crotone ed Empoli, due squadre con condizioni e ambizioni diametralmente opposte. Tante le assenze nelle due squadre per via delle nazionali, 5 ne mancano all'Empoli di Aglietti, 3 al Crotone di Menichini. L'arbitro della partita è il signor Giacomelli di Trieste, assente in questa sfida anche lo squalificato Forestieri per l'Empoli. Al settimo ci sono le prime prove di convivenza tra Laurito e Coralli, sponda dell'argentino per il bomber dell'Empoli, destro alto. Al minuto 13 però la partita cambia, calcio d'angolo del Crotone sul primo palo, spunta Vinto ed è il vantaggio del Crotone dopo 13 minuti, Crotone 1 Empoli 0. Di testa Vinto anticipa Tonelli e insacca primo gol in assoluto in Serie B per il difensore franco congolese che aveva segnato con la maglia del Giulianova nel 2009. Un po' imbambolato l'Empoli, Cutolo prova a pungere ancora con questo sinistro ed è bravo Pelagotti a respingere. Un minuto dopo e l'Empoli si fa avanti con Gorzegno sinistro dalla distanza. Concetti in qualche modo e soprattutto in due tempi riesce a disinnescare il pericolo. Il Crotone però è sempre pericoloso e qui va in scena il capolavoro di Juric. Controllo e rovesciata imprendibile per Pelagotti, un gol meraviglioso per Milan Juric al primo gol con la maglia del Crotone. Al 19esimo il Crotone è avanti 2-0, aveva segnato due gol quest'anno con l'Ascoli, questo è il primo con la maglia del Crotone, una magia da vedere e rivedere. Il Crotone potrebbe insistere ancora, qui è Cutolo, prima e poi erano in fuorigioco, ma c'è un super Pelagotti a bloccare tutto. La partita si riapre al 44esimo con il gol di Stovini. Al minuto 44, Crotone 2, Empoli 1, terzo gol stagionale per il difensore, il primo lontano dal Castellani. Il primo tempo finisce qui con l'Empoli che rientra in partita grazie al gol di Stovini, il difensore. Qui Mazzotta è in ritardo e non può nulla. Non ci sono cambi, si ricomincia nella ripresa e si ricomincia ancora sotto l'ottima stella del Crotone. Sinistro di Cutolo, traversa la difesa dell'Empoli, dorme e non riesce a pulire bene la sua difesa. Arriva Loviso, cross, Tonelli saltato, Pelagotti a metà strada, arriva Juric, zampata del bosniaco al minuto 55. Crotone 3, Empoli 1, è la prima doppietta italiana per l'attaccante bosniaco. Il Crotone resta avanti, l'Empoli è intontito e non riesce a imbastire una reazione degna di questo termine. De Giorgio, cross, colpo di testa di Juric, questa volta è debole e centrale. L'Empoli potrebbe riaprire la partita con Coralli che lavora un buon pallone in area ma colpisce il palo con il sinistro. Coralli non segna dal 5 febbraio, 8 turni senza gol, lui che ha fatto già 15 gol quest'anno. Al 68esimo Aglietti prova a inserire Micelizze per dare un po' di vitalità all'attacco fuori Laurito, però al 78esimo si vede ancora il Crotone, sponda di Juric per Cutolo e Pelagotti, bravo in due tempi. All'84esimo succede qualcosa che potrebbe cambiare l'incontro, punizione di Musacci, Concetti esce male e proprio Micelizze di testa irrompe per il suo primo gol assoluto, non segnava addirittura dal 5 ottobre 2008 in Serie A quando vestiva la maglia del Palermo e segnò alla Juventus. Però non succede nient'altro all'uscita, con questo KO l'Empoli rallenta la sua corsa a playoff. Il Crotone invece dopo due sconfitte consecutive vince 3-2 e con i risultati provenienti dagli altri campi per la squadra di Menichini quest'oggi significherebbe addirittura salvezza.